Sta per iniziare il Granata in Festa qui allo showroom, il nuovo showroom Renault di SP Auto a Trapani. Accanto a me Serena Tedesca, la responsabile dello showroom. Oggi si presenterà anche una nuova auto. Sì, oggi presentiamo il nuovo Renault Kadjar, il nuovo crossover della Renault, il primo crossover Renault 4x4, un SUV. Contestualmente inaugureremo il nuovo showroom SP Auto, il nuovo showroom Renault SP Auto. La location è sempre la stessa, ci troviamo sempre in via Carlo Messina a Trapani, di fronte alle saline. Cambia un po' il modo di interagire, perché in questo modo, attraverso il nuovo showroom, il cliente comodamente da casa può realizzare il proprio preventivo, può configurare la propria auto e portando semplicemente un codice presso i nostri saloni, sia di Mazara che in questo caso a Trapani, noi possiamo accedere attraverso i nostri portali che sono presenti all'interno dello showroom, possiamo accedere direttamente al preventivo. Siamo qui soprattutto per festeggiare non solo il Renault Kadjar, ma siamo presenti insieme al Trapani Calcio. SP Auto vuole questo pomeriggio ringraziare a modo proprio la città di Trapani, che dal 96 continua comunque a dare grandi soddisfazioni. E sorpresa il Trapani Calcio. Il Trapani Calcio sarà qui con noi, che presenteranno insieme a noi il nuovo Renault Kadjar. Bene, l'importante è dare anche il sito appunto per interagire con l'SP Auto Renault. Renault.spauto.it, siamo in via Carlo Messina a Trapani di fronte alle saline, vi aspettiamo. Anche il Trapani Calcio, la presentazione di questa nuova Renault, com'è stata la guida di quest'auto? Ottima, diciamo molto sportiva, visto anche la nostra presenza. So che dietro le quinte avete fatto un po', avete giocherellato con lo schermo. Sì, c'eravamo un po' da fare delle modifiche all'audio, che ci piaceva un altro tipo di musica. Vabbè, è stato un po' divertente. È una macchina da comprare. Sì, una bella macchina, come dicevo prima, sportiva, elegante allo stesso tempo. Parliamo del campionato, quali sono le prospettive per quest'anno? Ma siamo partiti con il piede giusto, siamo ancora all'inizio, 5 partite, diciamo che stiamo rispettando le aspettative. Il campionato sarà lunghissimo, faremo di tutto per arrivare più in alto possibile.